La neve e i settimani, rivisitata in chiave ironica, combattuta in napoletano. C'era una volta un gruppo di nanetti che lavorava in una miniera, anche se non si è mai capito se la miniera era la loro o se lavoravano sotto masto. E poi c'era la regina cattiva. Questa tutti i giorni si guardava allo specchio e diceva: «Specchio, ma io so bene, sono femmina, so a più bella di tutto». Ma un giorno... Specchio, specchio, dimmi e brame, esci dallo spazio profondo tra fuoco e fiamme, vieni a me e fammi vedere il tuo volto. Aregi, ma che vuoi mo? Specchio, chi è la più bella del reame? Lo sapevo io, tu sei bella assai, ma c'è una gnoccona assai più bella, lei sì che è la più bella di tutto il reame. Dimmi il suo nome. È bella assai, te una bocchella rossa rossa e la vescale a casa tua. Biancaneve! Biancaneve, quella dolce creatura, mentre faceva le faccende domestiche, cantava le canzonette napoletane. Ah, che bell'aria fresca, che odore malvarosa, tutti vuli avasa, ma il cuore non mu dice, e te scetà. La regina, nera d'invidia, manda il cacciatore nel bosco per far uccidere Biancaneve. Va bene, canta male. Mamma mia, com'è bello sto fiore! Mo piglio! Pure chillo, mo piglio! Guarda sta uccello, tutto solo, solo solo, poveriello! Mo prende e mo porta a casa! Biancane! Taggiacci! Che male le panza! Mannaggia, sarà stata la pasta e fasole stamattina! Scappa, scappa! Sei troppo bruttina, scappa, scappa! Mamma mia, dove sto andando? Che sono sti animali? Biancaneve correndo prima di qua e poi di là, poi a destra e poi a sinistra, incontra sette piccoli, ma non troppo nanetti. La tata noi cerchiamo una cuoca e una badante, non andiamo a lavorare. Alla vista della bella fanciulla, i nanetti capirono di aver risolto tutti i loro problemi. Da quel giorno Biancaneve poteva liberamente lavare, stirare e cucinare per i piccoli nanetti. E una mattina, come al solito, i nanetti uscirono per andare al bar e uno a uno salutarono la loro Biancaneve. Ciao, 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 ciao. Melanzane, carote, comprate, tengo pure i carciofi e i friarielli. Ogni 10 euro di spesa, una mela rossa avvelenata in regalo. Dolce signora, mi aiuti, ma veramente le sue mele sono avvelenate? Lasciatevi assicurare che basterà un morso per dormire serenamente per 2 giorni. Allora io prendo 2 ceste di mele rosse, così mi libererò da queste 5 nanette. E fu così che Biancaneve mangiò ben 4 mele e cadde a terra addormentata. Una tata noi cerchiamo, una cuoca e una badante, non andiamo a lavorare. Biancaneve, che è successo? Chi ci laverà i piatti? Chi si li laverà? Chi si preparerà il letto? Oh mio Dio, siamo rovinati, dobbiamo andare a lavorare. Con tutto il suo splendore appare il bel principe, anche lui in cerca di una bella badante. Ma
Ma davvero, Nanetti, questo splendore ha fatto tutto questo?